comincio con la stessa cosa che ho detto a Sebastiani. In Italia solo Napoli e Pescara, 6 vittorie e 1 pareggio in trasferta. Beh, sono numeri importanti, significa tanto per noi aver vinto così almeno 6 volte fuori casa e l'unico pareggio è stato anche inficiato, insomma, non un torto ma una situazione arbitrale dove ci ha visto giocare in 10 per l'intera partita, perché comunque la squadra, nonostante magari incontri delle difficoltà o magari a volte non è nella propria giornata migliore, riesce a portare a casa il risultato da campi che sono sempre complicati, difficili. La Turris ha dei buoni valori, è una squadra che ha qualità, sapevamo che aveva una voglia di rivalsa per quello che sta passando e quindi ci aspettavamo una partita difficile, ed essere riusciti ad uscire con un'altra vittoria, con un'ennesima vittoria da una trasferta, da a volte, insomma, la dimensione di questa squadra che ha dei margini di miglioramento incredibili, però a oggi sottolineiamo questo dato che non è appunto da tutti in Italia. L'analisi della partita: nel primo tempo avete forse sbagliato un po' di uscite a centrocampo, la Turris fraseggiava bene però conti fatti non ha fatto tiro in porta, voi invece avete avuto l'occasione anche del 2-0 con Vergani. Dopo il gol di Mora e dopo l'ingresso di Jabua e Tupta la partita l'avevate addormentata, poi quei minuti finali non so se le hanno fatto arrabbiare. Ma allora sì, nel primo tempo non siamo stati qualitativi nel far arrivare i rifornimenti agli attaccanti, anche gli attaccanti non sempre sono riusciti a tenere palla come dovevano. Nel secondo tempo quello che anche nel momento delle gestioni, quando eravamo in gestione potevamo affondare il colpo, e invece ci siamo limitati ad un possesso palla, e questa non è la prima volta che capita, quindi pochi attacchi della profondità, questo se noi siamo in dominio momentaneo, poi l'obiettivo è quello sempre di andare alla ricerca del gol, e su questo possiamo lavorarci e dobbiamo necessariamente fare un passo avanti a livello di mentalità, perché poi quando si alzerà il livello non ti puoi permettere magari di commettere certi errori. Ma ci puoi spiegare tecnicamente cosa non ha funzionato del solito Pescara? Ma sicuramente loro avevano una capacità di palleggio e ci hanno fatto correre a vuoto, probabilmente questo non ha permesso di avere grande lucidità quando entravamo in fase di possesso, e poi ripeto, in avanti molto spesso la palla non riusciva a rimanere e facevamo sempre fatica a risalire, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi, però è chiaro che la compattezza, la voglia di fare sacrificio, di sacrificarsi per la squadra ha portato alla fine ad un risultato molto molto importante. Una domanda da studio per il tecnico Colombo. Da parte naturalmente di Fabio Ferraresi. No mister, io prima quando analizzavamo la partita dicevo che forse il fatto che le loro due punte esterne giocando un po' dentro il campo ci avessero messo in difficoltà perché non davano punti di riferimento ai terzini, però al di là di questo il problema del Pescara oggi è stato secondo me più che altro nella metà campo della Turris. Rispetto al solito io credo che le nostre mezzali abbiano fatto fatica ad uscire forte sui terzini, che è una prerogativa che lei comunque ha dato a questa squadra, e poi facevamo fatica tra le linee perché poi loro riuscivano a giocare e noi eravamo un po' distanti tra i reparti, non so se lei è d'accordo. Sì, abbiamo fatto fatica nel recuperare palla ad una certa altezza, abbiamo sempre dovuto riconquistarla al limite della nostra area per la capacità sia della Turris di muoversi e di muovere la palla, sicuramente anche nei tempi sbagliati o comunque non perfetti nelle aggressioni da parte dei centrocampisti. Sono concorde con questo quanto detto, però diciamo che alla fine è un altro segnale positivo quello di essere riusciti a portare a casa un risultato estremamente importante, positivo, in una serata che dal punto di vista della brillantezza generale non è stata delle migliori. Chiudo così, chiudo Colombo. Lei è diventato in pochi mesi un idolo a Pescara.
manda un appello alla piazza per la partita con il Catanzaro? Lo devono fare i ragazzi, perché io, se sono apprezzato oggi, lo devo tutto al mio gruppo di lavoro e ai ragazzi per quello che stanno facendo. E poi credo che non ci sia partita migliore, insomma, per rivedere un Adriatico pieno come era abituato, insomma, alla piazza di Pescara. Però so che risponderanno presente, non mi va di fare appelli, proprio perché sanno già l'atmosfera che si respirava già prima di queste partite, nell'attesa della partita col Catanzaro, era tangibile, per cui credo che ci sarà una risposta da parte dei tifosi, come è normale che loro facciano, perché l'hanno dimostrato negli anni precedenti.